Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Un solo Signore. Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Anche oggi la Chiesa ricorda la memoria di un santo francescano, francescano minore, San Bernardino da Siena, vissuto nel XIV secolo, grande predicatore in tutte le province d'Italia, e è ricordato in particolare per la devozione al nome di Gesù che lui ha introdotto e propagato nella Chiesa. Questa Eucaristia chiediamo il dono dello Spirito Santo per l'unità della Chiesa. Lo chiediamo a lui, lo chiediamo a questi santi, perché ci sia una Chiesa, una santa cattolica, come ha voluto, come prega Gesù nel Vangelo. Ci prepariamo a celebrare l'Eucaristia chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo che ci edifichi come pietre vive in tempio santo di Dio, Christe eleison. Signore che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. E onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore, infonda con potenza i suoi doni, crei in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel Sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di Farisei. Sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei
e l'assemblea si divise. I Sadducei infatti affermano che non c'è risurrezione, né angeli né spiriti. I farisei invece professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio. La rendiamo grazie a Dio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, mio Dio, in te mi rifugio. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggi, mio Dio, in te mi rifugio. Cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. Alle, alle. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me mediante la loro parola, perché tutti siano una cosa sola, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa, come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità,
e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, poiché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato nella prima lettura l'opposizione degli scribi, dei farisei, sadducei a Paolo, e Paolo sfrutta le loro divergenze perché i sadducei non credono nella resurrezione del Signore, mentre i farisei credevano, e suscitano tumulto e il governatore è preoccupato, per cui queste discussioni, queste controversie vengono riportate all'autorità politica, e il governatore Felice romano ci meraviglia come questa autorità politica romana, un pagano, prendono in considerazione il diritto di Paolo, che è un cittadino romano. Il governatore non vuole entrare nelle discussioni degli scribi, dei farisei, dei sadducei, ma rispetta il diritto della cittadinanza romana. Ci meraviglia che le autorità di quel tempo abbiano questa preoccupazione. Non so se ci sono, se c'è oggi questa attenzione, questo rispetto. Paolo sceglie questa strada e appella al giudizio di Cesare, dell'imperatore, semplice giudeo, chiede di essere giudicato dall'imperatore, e per questo viene inviato a Roma. Non è soltanto la volontà di Paolo o del governatore romano, ma è il desiderio e il piano di Dio, che vuole, come Cristo, come Paolo ha annunciato il Vangelo a Gerusalemme, lo annunci anche a Roma. Ancora una volta la persecuzione, l'opposizione dei giudei fanno sì che il Vangelo giunga fino a Roma. Ecco come si realizza, come si attua il piano di Dio, anche attraverso le controversie, le opposizioni, le difficoltà degli uomini. Gesù nel Vangelo continua questa preghiera per gli apostoli, per i suoi discepoli, la preghiera sacerdotale. Però dice: non prego solo per loro, ma per tutti quelli che crederanno nella loro predicazione. È consolante per noi sapere che Gesù prega per noi. Noi parliamo della nostra preghiera e dobbiamo prima credere e pensare che Gesù ha già pregato e prega per noi. Che cosa chiede Gesù in questa preghiera? Chiede l'unità della Chiesa, perché siano uno. Non unità qualsiasi, l'unità della Trinità, come Lui e il Padre, lo Spirito sono uno. Questo è l'unità della Chiesa. Questo è quello che l'annuncio del Vangelo deve creare nell'umanità, nel mondo. E Gesù specifica perché l'unità, perché credano. Noi alle volte constatiamo che non sempre tutte le persone, cioè anche nel nostro tempo, c'è chi non crede,
c'è chi è indifferente alla fede, al Vangelo, ma ci chiediamo sempre se non è anche dovuto a noi, perché non siamo uniti. Ancora non abbiamo, dopo 2000 anni, non abbiamo ancora l'unità della Chiesa, tra i cristiani, anche con le altre religioni. E Gesù prega per questo. E non sappiamo i tempi, non sappiamo i modi, ma sappiamo che è la volontà di Dio, è la volontà di Gesù, che ci sia una sola Chiesa, un solo pastore. Uniamoci a questa preghiera. E Gesù promette, non soltanto, non manda, non affida soltanto ai suoi discepoli il mandato di annunciare il Vangelo, ma promette anche un posto nel cielo, come Lui. Ecco il piano della salvezza, dove e come si realizza: nell'unità, nella nostra unione con Dio, nel cielo. E Gesù ci prepara questo posto, questa comunione. La comunione del cielo, la nostra vita eterna, deve realizzarsi qui, deve cominciare qui, nella vita della Chiesa, e attraverso la Chiesa nella comunione, nella vita del mondo. Chiediamo, dicevo, in questa settimana che precede la Pentecoste, il dono dello Spirito Santo. Perché l'unità della Chiesa non è merito o opera nostra, ma opera di Dio e dello Spirito Santo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e per tutta la sua santa Chiesa. Il tuo Spirito, o Signore, santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo, e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta,
che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo. Entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, Egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne effusione del suo Spirito. Pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione ed amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presenza in mezzo a noi, ogni presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, Egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Questo è il mistero della nostra fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della resurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza dello Spirito Santo di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Rinnova, Signore, con la luce del Vangelo la tua Chiesa, rafforza il vincolo di unità tra i fedeli e i pastori del tuo popolo
In unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio e tutto l'ordine episcopale, perché il tuo popolo, in un mondo lacerato da lotte e discordie, risplenda come segno profetico di unità e di concordia. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, di Elisa, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella resurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, San Bernardino e tutti i Santi che per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Chiediamo anche noi, con la preghiera del Padre nostro, l'unità della Chiesa, era il dono dello Spirito Santo, l'intercessione dei Santi che ricordiamo ogni giorno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, e io sarò salvato. Corpo santo Cristo, questo disco.
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, o Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita perché possiamo ottenere i doni dello Spirito per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiera San Leopoldo. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa. Per intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la benedizione del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra, un dolce volto con due segni di violenza, sguardo intero.